Salve a tutti i giocatori benvenuti in un nostro nuovo video. Annunciato lo Structure Deck di Check Atlas con eh, Arcidemone Drago Rosso. Cioè, Structure Deck di Check Atlas, non lo so perché potrebbe essere solo Arcidemone Drago. Quello. E dato, come sempre quando esce lo Structure Deck, andiamo a farci qualche pippa mentale insomma qualche teoria perché io credo potrebbe essere il primo structure deck che ti arriva a fare 15 carte di extra tutte singole perché ce l'ha un botto e credo che ovviamente ci sarà un nuovo boss monster uno o anche due carte di extra ci potrebbero stare quindi andiamoci a fare questo viaggio e prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi invito a scrivere, non sono le prime lezioni sempre, girando in un mondo, io che non so, grazie mille ragazzi, so, so, sono casatissimo quando faccio queste cose, Casatissimo che poi non mi ricordo neanche le carte che si giocano dentro Allora, diapason, allora, fondamentalmente ci potrebbero essere quasi tutti, però ci sono alcuni che sono veramente inutili, io non mi ricordo tu cosa faccia, però mi pare che tu... Ad Adorante tanto qualsiasi giocatore può andare verso l'altra mano al centro. C'è cioè un bersaglio, un tunnel e controlli. Non può essere sotto in battaglia. Non subisci danni. Da... Mm. Fai schifo anche per essere riempitivo. Però non lo so. Perché qualcuno riempitivo potrebbero metterlo. Eh, diapason catena. Non mi ricordo cosa faccia. Quando viene evocato normalmente, metterci un mostro sincro speciale. Ok, lui ci può stare molto. Perché comunque ti può fare special di un diapason. Vabbè, lui, lui sì. Diapason della creazione, anche lui mi pare viene molto giocato quindi questi tre potrebbero starci. E... Diabason della forza mi pare non era eccezionale. Però, anche questo potrebbero inficarlo dentro. La mandiamo scoperta controlliamo il cimitero, c'è un bersaglio in mostro scoperto. Se si attacca in questo turno, la versione non può attivare i effetti che hanno come bersaglio uno più mostri Fino alla fine del da Anche lui potrebbero inserirlo comunque. Eh? Ci, ci sta. Poi, Diabason Fiamma... Mm, mi pare che faceva cagare tantissimo... <ride> Mamma mia... Diabason Orologio, no... Oscuro, assolutamente... Diabason Rosso, sì... Diabason Specchio, non penso proprio... Lui, mi pare di sì... Doppio Diabason, manco per niente... Warg Rosso... Sì... Anche se c'è stato pure l'altro, dopo credo andiamo a vederlo... Ci può stare... Come carta di extra... Drago crescente rosso è fondamentale. Questo, quindi, se non ce lo metti per le carte magia, secondo me queste le mettono tutte quante e anche il tappeto rosso, anche perché è l'unica carta trappola decente. Time to stand up, non penso perché da noi esce, no, in realtà potrebbero inserirla. Da noi esce fra pochissimo. Non so se in Giappone. in CG già ci buttano la ristampa. Però questa gli diamo un forse Non credo la metteranno Però non si sa Ok tappeto rosso mi pare una carta trappola interessante Se sul terreno c'è un mostro 5 di tipo drago Scegliamo un bersaglio 2 di apason Il risonatore oscuro e il cimitero e gli speciali Sì Il risonatore di apason e Queste e Queste sono tutte carte che possono starci Poi andiamo a fare un conteggio finale Arciniamo il drago rosso assalto Non penso verrà messo perché comunque è una carta troppo è una meccanica troppo lenta. Quindi se tu vuoi dargli un boost in più non ce lo puoi mettere a salto. Diamo non abbiamo detto di sì. Queste credo le possono mettere tranquillamente tutte quante. Perché fanno proprio parte de de dell'archetipo. Quindi anche queste possono essere inserite tranquillamente. Può venire fuori una cosa la sacred miss. Quindi tante carte che fanno parte dell'archetipo. Che ci scozzano tutti abbastanza bene. Eh, non credo ci sia Credo che l'unico spazio Se metterò queste qui Che possa esserci È per le nuove carte di main extra e Carcino Sì Assolutamente sì Assolutamente sì Penso sì Assolutamente sì Credo tutte Credo tutte Credo tutte Tranne questo Secondo me ci stanno tutte Tranne questo poi Drago Supernova Rosso e anche la Viverna Rossa, che anche lei può essere. Che tra l'altro, col fatto che poi sono gli unici sincro di livello 6 per farti anche lui, insomma, ci stanno assolutamente. Poi, per carte magia, abbiamo la sicurezza Scarlatta. Che se abbiamo Arcidemone Drago Rosso spacca tutte le spell trap dell'Oppo. Mi pare, andiamo a rivederlo, però. mi pare di sì. Vaso del drago che ci permette di pescare, ma non ci fa evocare. Però potrebbero essere due riempitivi. Allora, questa ci potrebbe anche stare. O al massimo metto lo spolverino o qualche staple nuova: cioè nuovo, qualche staple. E vaso del drago rosso fa cagare. Perché insomma fa pescare due, ma non puoi evocare. E fino alla fine del turno, cioè manco riesce a fare interruzioni, Quindi, però, come riempitivo e. È... Come eh, carta eh, del, de, del tema io no, se non ci abbiamo proprio niente. Attivazione modalità assalto. Se mettono anche l'arcinema drago rosso assalto, mettono questa e quell'altro. Mi pare che era tipo il credito non mi ricordo. Però non penso. Queste fanno tutte abbastanza schifo. Cioè, tralasciando questa. Mm, abbiamo fuoco Scarlato che è una counter trap per i danni. Manco di fosse per una carta magia trappola. Eh, forse Supremazia Rossa che fa diventare l'effetto di un arcinome drago rosso. Ma andiamo, andiamo a vedere. Tanto sorgeggio un attimo il caffè. sorgeggio Ma, ma, ma mamma mia, mandiamo mm -mm -mm. ma un arcinome drago rosso al cimitero. Ne scegliamo come bersaglio un altro che controlliamo. Il suo nome diventa. Il nome originale del mostro bandito e sostituiamo i suoi effetti. Potrebbe essere una soluzione molto interessante, comunque. Quindi è una carta trappola che ci può stare. Di carte trappola penso questa. E i diapason. Il schermo rosso, il riscarlato... Baston. Un... Vediamo. Il mostro trappola non posso dichiarare attacchi. Durante ogni hand devi pagare 1000. Questo non è opzionale. O questa carta viene distrutta. Scegliamo il bersaglio, un mostro di livello 1 del cimitero. Distruggi questa carta. Ok. Schermo rosso non fa così schifo. Se il non combatte durante il calcolo di danni fai diventare quel mostro il controllo indistruttibile. Se lo fai speciale questa carta come mostro. Ok. Quindi schermo rosso ci può stare. Rescarlato ogni. Supremazia sì. Questo mi pare che faccia veramente schifo. Io dico, fanno veramente è schifo, ma magari... scegli un bersaglio, il mostro XS, equipaggio questa carta, mentre sta combattendo il mostro all'avversario, annulla gli effetti, l'ultimo si scopre No, in realtà non fa così schifo. No, in realtà mi sono sbagliato. Ok. Bozzolo rosso. Supremazia rossa. Rescarlato e schermo... Ci possono stare, ma tutte sono troppe. Quindi secondo me mettono bozzolo rosso, supremazia... E i diapason Poi magari un'altra carta trappola ci riesce Poi c'è anche il re errante Perché anche lui viene giocato molto e Le formiche di Ascator, La strega della foresta nera anche viene giocata Quindi potrebbero essere delle ristampe fatte apposta Poi vabbè la viverna rossa siamo andati a vederla Quindi potenzialmente il mazzo assume una forma di carte interessanti Allora abbiamo detto Uno, due,

18, 18, 18, Facciamo 19, 20, ma ho tante riserve su ste due. Cioè, lei non tanto. Lei sì, vabbè, 20 21, 22, 23, facciamo 24, 25, 26, 27 e 28. Quindi, calcoliamoci, potrebbero essere delle reprinte di staple, magari anche altre carte. Che. Un po' la McKnight Comunque hanno altre interazioni eh, Un po' a caso ma che comunque funzionano Magari dei mostri demoni Tipo che ne so arcidemone folle a caso Perché magari c'è sta carta che lo richiama Dove vedete Magari mettono qualche mostro demone Qualche reprint di un mostro di tipo demone Interessante per il mazzo Comunque, comunque car qualche carta magia arcidemone a caso O altre carte di Jagatras Che adesso non mi sovvengono e considerando che ci possono essere determinate carte nuove, ci può stare il numero di reprint così magari qual qualcosina in più, magari mettono doppia qualche carta che non, che non eh, consideriamo. Magari ci mettono tutti gli Apason buttati qui. Eh, può, può darsi? E magari qualche HT o qualche cosa che spacca altro. Poi per extra deck andiamo. Abbiamo un drago quindi uno dove sono eh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quindi abbiamo 11 chissà se mettono anche il chaos rule che così diventa 12 e poi potenzialmente 2 nuove carte 2, 3 nuove carte eh, d'archetipo quindi potrebbe essere una cosa interessante Chissà cosa uscirà. Detto questo ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti.